sono loro che ci stanno dichiarando guerra, non siamo noi che stiamo dichiarando guerra a loro, non sono loro che vengono a dire ah, Hollande, vieni, vieni qua, noi tiriamo fuori il coltello, con anche una scenografia e un modo di farsi vedere che mi ricorda parte veramente... di una guerra asimmetrica anche quella, cioè sì, loro riescono attraverso internet, attraverso YouTube a incidere moltissimo. Però oggi come oggi, a mio parere, noi dobbiamo dimostrare non tanto a quelle persone, perché sono degli invasati, sono, io li considero veramente meno che niente, dobbiamo far capire a loro la nostra determinazione, ma la dobbiamo far capire ai nostri cittadini, far capire ai cittadini europei in questo momento che non siamo deboli, non ci possiamo permettere di subire in continuazione determinate cose, perché la domanda che mi ha fatto ieri un romano con cui stavo parlando è: ma se fosse successo che un cattolico, un cristiano, un gruppo di cristiani fossero andati a chissà dove, in una città dove vige la religione musulmana, e avessero ucciso persone inermi gridando Cristo è grande, Gesù è grande, o quello che hanno gridato, cosa sarebbe successo nelle strade europee? Noi avremmo avuto le comunità musulmane che avrebbero fatto di tutto e di più, perché erano bastate due vignette in Danimarca per creare no, le dico di più, probabilmente saremmo scesi in piazza anche io e lei dicendo perfetto, che questi sono dei matti e vanno... Perfetto, ma sì, ma certo, ma sarebbero successe delle cose devastanti in Europa. E quindi la domanda che ci facciamo è: dov'è la reciprocità? Io continuo a essere dell'idea che se questi vengono a casa mia a fare, e lo sottolineo, a casa, non a mia, a casa nostra, a fare quello che vogliono fare... benissimo, pan per focaccia, come si dice, la legge del taglione. No, si dice occhio per occhio. Occhio per occhio. È questo, secondo lei, il senso della civiltà occidentale oggi? Oggi come oggi sì, perché se andiamo a ragionare con questa gente, oggi come oggi sì.